Maiolo. Ecco, mister, possiamo dire la Juve ci ha provato anche questa sera, ha avuto anche l'occasione per poter, diciamo, ecco, segnare, però poi porti un po' magari, ecco, il nervosismo nei ultimi minuti, la voglia di volerla fare quel gol, la palla non l'ha superata la linea. Più o meno abbiamo già visto questo film. Anche oggi credo 15, 16, non voglio né esagerare né dirne qualcosa in meno. Occasione nitide da gol. Credo che abbiamo battuto una ventina di calcio d'angoli. 16. E quindi i ragazzi anche oggi ci hanno messo l'anima, cuore, tutto. Gioco, perché non è che hanno improvvisato. Hanno fatto l'ennesima grande prestazione, a differenza di domenica siamo stati meno fortunati, meno cinici. Era un pochettino anche leziosi magari nel primo tempo. E poi se non le sblocchi, poi alla lunga ti porta un po' di frenesia e queste cose qui. Bisogna continuare a lavorare, bisogna preparare già da domani la partita col Catania e andare avanti. Maledico, mister, questo comunque è il 16° risultato utile consecutivo, vero che pari in casa con Brindisi, magari lo prendiamo nell'accezione negativa, comunque una squadra che continua a dare una continuità, cioè nel senso una squadra che se non vince non perde. Questo può essere importante nel percorso di questo campionato che vince. Sicuramente, sicuramente, però per come è andata la partita c'è rammarico, rammarico, delusione, perché insomma hai creato tantissimo, hai giocato in una metà campo sia il primo tempo che il secondo tempo, poi ci può stare una ripartenza, una due ripartenze che concede alla squadra avversaria in 95 minuti, 96 minuti, ci può anche stare che magari ti prendono, che tu magari sei un po' messo male su qualche circostanza, però se avessimo fatto quello subito nell'occasione che abbiamo avuto magari la partita finiva in maniera diversa, però c'è rabbia, c'è rammarico, delusione, si prende questo punto, c'è da preparare un'altra partita importantissima di domenica e da domani cominceremo a lavorare. Daniela Salvo. Mister, buonasera. Un match sicuramente troppo sporco che ha lasciato tante speranze contro un Brindisi che ha avuto solo due occasioni, tra l'altro una su punizione. Qual è il risultato di questa partita al netto del fatto che dovete comunque iniziare a lavorare per domenica? Ma come ho detto ai tuoi colleghi, c'è il rammarico che non l'abbiamo sbloccato e che non abbiamo fatto un bottino pieno. Abbiamo avuto 16 occasioni da gol, nitide, più 16 calcio d'angoli, e Demba mi sembra che abbia fatto una parata. Quindi è tutto dire. Domenica hai fatto, mi sembra, 3 tiri in porta e hai fatto 3 gol. A volte è così, basta un episodio e la partita cambia totalmente. Non siamo stati fortunati, un po' la sfortuna, un po' non siamo stati fortunati, un po' siamo stati un po' leziosi, un po' non siamo stati cinici, però ai ragazzi non si può rimproverare nulla perché ci hanno messo davvero tutto fino alla fine, fino al 97°. Ci abbiamo provato in tutti i modi, cioè, c'ho ancora il film di tutte le occasioni che abbiamo avuto davanti agli occhi. Natale Giusto. Salve mister, buonasera, volevo chiederle, come giustamente diceva lei, stasera il solito film visto già anche con Giuliano e anche in gare precedenti con Sorrento, Foggia, dove la palla, dove ci sono stati avversari che si sono chiusi dietro in 7-8 uomini dietro la linea della palla e hanno chiuso tutti gli spazi, però rispetto all'ultima partita per esempio con Cerignola, ha notato anche lei una minore fluidità di gioco sulle due catene destra e sinistra, sulle due fasce? Non credo sia stato un problema di fluidità di gioco. Due non erano 7-8, erano 11 dietro la linea della palla, è ben diversa la cosa. Quindi il Cerignola è venuto qui a giocarsi la partita a viso aperto perché è una squadra che gioca per, l'anno scorso è arrivata quindi in classifica e quest'anno sta cercando di entrare nei playoff come nella migliore posizione possibile, quindi su due cose completamente diverse. Questi sono venuti qui, come hanno fatto altre squadre, diciamo tra virgolette come si dice in gergo calcistico, a mettere il pullman davanti alla porta, sono stati fortunati, bravi loro e sfortunati noi. Giovanni Donnadù. Buonasera mister, volevo chiederle, la mancata gestione dei momenti chiave di questa partita sono possono essere anche dovuti all'avvicinamento delle due gare, perché c'è stata intensità, c'è stato tutto, però la gestione proprio dei momenti... Ma penso che la gestione sia stata buona, perché se l'avessimo sbloccata staremmo qui a parlare completamente di cose, tutto l'opposto.
Ho già detto altre volte, perché è successo con Foggia, è successo con Giuliano, è successo col Sorrento, sono quelle partite che se le sblocchi subito magari si aprono più spazi, loro devono cercare il pareggio, quindi ti lasciano giocare di più e non spezzettano la partita come hanno fatto loro, come lo fece il Sorrento, come lo fece il Foggia, perché poi ogni palla il portiere perdeva tempo e stavano in terra e facevano finta di essere... Tutte cose che sicuramente ovviamente ci mancherebbe, fanno parte del calcio, però poi ti spezzetto nel ritmo e ci è mancato quella un pochino di fortuna e anche un pochettino di essere un pochino più cinici. Domenica lo siamo stati, oggi lo siamo stati meno, perché è così, fa parte anche questo di questo sport bellissimo. Gaetano, una cosa su quello che dici, mi dà del nepotismo di sfortuna, si è trovato anche un portiere dall'altra parte, insomma, ha fatto cose egregie stasera, no? Quello che ti volevo chiedere però è, in questo momento le gare ravvicinate è un momento proprio del campionato, riuscite a mantenere la spensieratezza di cui parlate anche voi sempre, comincia a essere un po' più difficile, insomma, nella testa dei ragazzi? No, noi pensiamo gara per gara e le partite, come sono dure per noi, sono dure anche per gli altri. Stasera poi ci sono anche gli altri, il portiere stasera era una giornata di grazia, però ha fatto una bellissima parata, un miracolo sull'occasione di Romeo, in altre circostanze è stato bravo, in altre circostanze siamo stati meno bravi noi, abbiamo preso una traversa col Candellone, colpo di testa di Mosti e l'occasione di Bagini, cioè siamo qui, 4, sono già 5 in Italia e penso che basti in avanza. Giacchino Di. Ciao, Andrea. Ecco, quanto è difficile preparare in soli 3 giorni, in realtà anche meno, non si erano avuti la notizia della trasferta, una partita difficile con Catania, con l'altezza in 7 giorni? Beh, sicuramente c'è poco tempo, ma c'eravamo poco tempo anche per preparare questa, quindi penso che abbiamo preparato nel migliore dei modi e faremo lo stesso per la partita contro il Catania. Domenico Feda. Sono due partite completamente diverse, quella dell'andata e questa del ritorno. All'andata c'è stata una circostanza, il campo, un po' la situazione un po' particolare, siamo rimasti in 10 dopo un quarto d'ora, si vinceva, quindi rigore parato, quindi sono due partite completamente diverse. Oggi se avessimo vinto con un punteggio 2-3-0 credo che non avremmo rubato nulla. Davide Soccato. Mister, volevo un suo commento in merito ai gol di incoraggiamento della curva finale, ecco, come i ragazzi hanno accolto questo titolo? Vabbè, ma penso che tutto lo stadio, penso che ormai questi ragazzi abbiano fatto innamorare una tifoseria, quindi ci hanno spinto dal primo al 97esimo minuto, quindi credo che i ragazzi sono consapevoli di quello che stanno facendo e noi siamo consapevoli della mano che ci può dare il nostro tifo. Grazie a tutti.